Abbiamo visto tutti questa fascia particolare, ominous, alla testa, al capo dell'olandese Hassan e di Kipchoge, su tutti, alle Olimpiadi di Parigi, alla maratona olimpica. Ma in realtà anche altri corridori avevano questa fascia, tanti triatleti, insomma nel mondo soprattutto del triathlon, vista da diverso tempo, già da diversi anni. Ovviamente una fascia usata in condizioni di caldo estremo. Ho qui in anteprima, comunque uno dei primi in Italia ad avere questa fascia dopo le Olimpiadi, e ora ve la racconterò. Innanzitutto mi è arrivato questo pacco direttamente da Indianapolis, dagli Stati Uniti, spedita direttamente dagli Stati Uniti. Ora andiamo a aprirla insieme, vediamo cosa c'è dentro. Dentro la scatola troviamo un dépliant, il manuale di uso, perfetto, lo farò vedere, ovviamente la bolla, e poi troviamo ben incelafonata la fascia. Vedete che c'è anche del pluriball, denota che comunque è già un componente molto delicato che noi dobbiamo avere della carta imbottita per poterla trasportare. Allora, abbiamo la fascia, che è una fascia elastica, traspirante, traforata, dove è attaccato un inserto plasticoso, che adesso vi farò vedere da più vicino, con ovviamente dei fori dove vanno inserite, vedete, tac. Ok, perfetto, la misura c'è. Ora abbiamo, come dicevo, questo scomparto, vediamo, in plastica rigida, e dentro abbiamo quelli che sono i dispositivi che ci permetteranno di avere. Prima di tutto, come vi dicevo, è stata spedita dagli Stati Uniti, ma in realtà è stata creata in Messico nel 2013 da Gustavo Cadena, uno studente di ingegneria che iniziò a curare o comunque a ricercare, fare delle ricerche sul tema del surriscaldamento e sulla proprietà della grafite. Questi, infatti, questi inserti sono in grafite. Ora andiamo a montarli, perché come vi dicevo c'è questa fascia con gli inserti. C'è questa fascia con questi fori dove vanno inseriti questi tasselli di grafite. È molto molto delicata la cosa. Pian piano li inseriamo. Allora, qui abbiamo 2, 4, 6, 8, 10, 20 tasselli, 10 nella parte superiore, 10 nella parte inferiore. E comunque ci vuole un po' di tempo, poi sono molto delicati, mi danno un'idea di rompersi con niente. Devo stare attentissimo con quello che costa. Questa fascia, vedi, uno è già scheggiato, però non c'è l'altro pezzo, si vede che è nato così. Questa fascia ha un costo di 204 euro in più per arrivare in Italia, c'è la dogana più la spedizione. In poche parole, il prezzo arrivando dagli Stati Uniti è un po' quello che poi si trova nei distributori, nei pochi distributori europei che ce l'hanno, che è di 350 euro. Ora finisco di inserirli, poi vi spiego il funzionamento. Molti hanno pensato durante le Olimpiadi che fosse una trovata commerciale, la classica trovata commerciale, questa fascia appariscente, veramente strana. Invece in realtà è una fascia che da diversi anni è utilizzata, come dicevo, in altri sport, triathlon, sport di endurance. Ovviamente è uno strumento che non serve quando è caldo, ma serve quando è eccessivamente caldo. I benefici li dà in quelle situazioni proprio di caldo estremo. Ora finisco di inserire i tasselli e poi guardiamo insieme il funzionamento. E vi assicuro che funziona. Come vedete ci ho messo un po' di tempo e ho una gran paura di romperli. Dopo vi faccio vedere da vicino come sono fatti. Attenzione, facciamo la prova. Ah, comunque è molto spessa, però è come non averla. Pensavo che si sentisse molto di più in testa, sulla fronte. Invece dà già quella sensazione di freschezza, veramente. Che bella sensazione. Allora, andiamo a vederla in dettaglio. Cosa succede? Nelle giornate di grande caldo e grande umidità, il nostro corpo suda, perché la sudorazione è il nostro meccanismo di termoregolazione. E in molti casi non riesce ad evaporare e quindi non riusciamo ad avere questo beneficio del fresco che ci entra nella pelle, perché il sudore fa come una seconda pelle. E qui entra in gioco la proprietà della grafite. Questa grafite è rivestita da un film idrofilo, riescono ad assorbire, ad attirare l'acqua e quindi ad aumentare di 5 volte la superficie di raffreddamento. E poiché nella zona della testa sono concentrati i più grossi centri di gestione del raffreddamento del nostro corpo, centri di controllo della temperatura, noi avremo un beneficio non solo nella testa, ma in tutto il corpo. E vi assicuro che funziona.
E praticamente l'effetto della grafite, l'effetto di questa fascia è esclusivamente dovuto a questo, alla capacità di aumentare la superficie di raffreddamento. E Omnius ci tiene a specificare che la vita di questo prodotto è infinito. Ovviamente è delicato, ogni volta che lo mettiamo dopo dobbiamo estrarre questi pezzettini e riporli nella scatolina che è ben protetta da questo strato. La vita di questo prodotto è infinito, anzi consigliano, quando siamo a un ristoro, quando abbiamo dell'acqua, di bagnarci, perché più acqua assorbiamo più ci raffreddiamo, e soprattutto non dobbiamo tenerlo in frigorifero, in freezer o in qualche parte, perché basta che noi abbiamo la grafite bagnata, abbiamo già il beneficio. Diciamo che è un po' come quando abbiamo la febbre, che siamo surriscaldati, mettiamo un panno umido sulla fronte, sulla testa. Diciamo che questo beneficio, questa sensazione è amplificato ovviamente in caso di leggero vento, di leggera brezza, abbiamo un beneficio ancora maggiore. Come dicevo, è indicata, e il beneficio è maggiore, il beneficio c'è in casi di esagerato caldo, di esagerata umidità, non un caldo normale. È un sistema veramente particolare, veramente unico, e a me piace testare queste cose nuove, anche se, come vi dicevo, non è nuova, perché è tanto tempo che esiste, soprattutto in sport di endurance. L'unico contro, ovviamente, è che è veramente delicata, bisogna stare attenti a inserire questi pezzettini di grafite. Però, al contrario di quello che pensavo, una volta che l'abbiamo indosso, è sì voluminosa guardandola, ma assolutamente non si sente. Non è pesante, è leggerissima, sono leggerissimi questi pezzi di grafite, e dà un beneficio enorme. Si sente già una sensazione di fresco appena si mette. È veramente bella la sensazione, soprattutto in questi momenti caldi, in queste giornate calde. Sicuramente un'opportunità per effettuare degli allenamenti in condizioni estreme, con una freschezza maggiore, calando la percezione dei gradi esterni. Veramente bello, bello, bella, uno dei test più belli, delle prove più belle che ho fatto. Ci tengo poi a fare questo video subito bene, perché sono uno dei primi in Italia, pochissime persone hanno avuto la possibilità di avere questo prodotto da recensire subito, e ora lo testerò anche in corsa sempre di più, finché ovviamente il caldo ci accompagnerà. Poi, quando il caldo non ci sarà più, non sarò così triste, lo riporrò e te lo tirerò fuori quest'altra estate. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like, iscrivetevi al canale, a voi non costa niente, per me invece è di grande utilità. Sapete che su Instagram, sui social, sono, diciamo, ben più visibile. Ho iniziato questo programma YouTube con video più lunghi, più tranquilli, più dettagliati. Mi piacerebbe continuare col vostro sostegno. Quindi mettete un like, non costa niente, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se volete essere sempre aggiornati su nuovi video, anche perché ogni due giorni ne metterò uno, di quelli lunghi, ovviamente modalità reel. Ogni mattina alle 7 abbiamo il video, e mi raccomando, sempre di corsa.